Il mondo è pieno di posti ed usanze parecchio bizzarre, ma ho trovato alcuni bagni realmente esistenti in giro per il mondo che sono davvero strani. Ma non un pochino strani, parecchio strani. Cominciamo subito. Ehi, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Il bagno videogioco. C'è un'azienda che si chiama Captive Media Limited là fuori ed ha avuto un'idea geniale. Creare un'esperienza di pisciata interattiva. Insomma, mancava solo questa. Il sistema prevede un insieme di sensori che vi permette di poter vincere la partita cercando di far rimanere l'urina pisciata in una certa area. La cosa è nata in Gran Bretagna, ma anche altri paesi stanno per adottare la cosa. In alcuni casi, se pisciate abbastanza a lungo, potete anche livellare. Sono stati riportati diversi casi di gruppi di amici che si recavano in un luogo con questi dispositivi e si riempivano di birre e prima di andare via si facevano una bella gara nei bagni. Numero 9. Dopo questo non vi sentirete mai più al sicuro a pisciare in un box bagno. Infatti questo box non è un normale box bagno, perché monta un grosso motore jet da caccia militari. Un uomo negli Stati Uniti è riuscito a procurarsi un bel motore jet di qualche vecchio jet militare americano per poterlo montare su questo box e creare così una specie di auto da corsa. La cosa bella è che il water è ancora dentro e se qualcuno vuole può tranquillamente farsi i suoi bisognini in tranquillità. Beh, in tranquillità non credo. Sperate però di non volare via per aria a oltre 1000 km orari. Il costo totale di questo strano coso è stato di circa $10,000. Numero 7. In Giappone esiste un bagno che è stato montato e pitturato in modo che sembri stiate per buttarvi in una lunga discesa sulla neve, con tanto di sci. Sicuramente sono riusciti a far cagarsi o pisciarsi sotto chiunque, ma era veramente necessario? E poi hanno inserito veramente degli sci veri, nei quali potete letteralmente incastrare i vostri piedi, per rendere l'esperienza ancora più reale? Insomma ragazzi, sti giapponesi non stupiranno mai di sorprenderci, però impegnatevi anche a rilasciare degli anime per tempo, siamo stanchi di filler. Numero 6. Qui in Italia siamo dei grandi fan del calcio e non c'è giornata che non ne parliamo o non ci facciamo una partitina. Saremo quindi parecchio contenti nel vedere che adesso possiamo giocarci anche mentre andiamo a farci una pisciata in bagno. L'obiettivo di tutto questo è quello di usare il getto per muovere la palla e riuscire a fare gol. Insomma, esattamente come si gioca a calcio, vero? Sembra che sia diventato uno dei bagni preferiti dei bambini della zona. Già mi immagino la scena di 10 persone contro un muro a muoversi per pisciare sulla palla. Ah, non c'è bisogno di andare in Giappone per cose del genere. Numero 5. In praticamente ogni paese al mondo è assolutamente illegale urinare in pubblico, ma non ad Amsterdam. Questa è praticamente la città delle favole. Nelle strade della città potete trovare bagni come questi che vi permettono, almeno agli uomini, di poter tranquillamente urinare in pubblico. Insomma, non è poi una brutta idea, non c'è bisogno di nessun pagamento o altro. Se ti scappa, corri da uno di questi box e letteralmente pisci in pubblico. Numero 4. Bagno in una bara. Quelle che vedete sono esattamente delle bare, con una strana statua di una sorta di pipistrello vampiro parecchio inquietante. Sicuramente andare a pisciare lì con quella roba che vi guarda direttamente negli occhi vi farà appunto letteralmente pisciare sotto. Numero 3. Una tromba. Sì, se pisciare in una tromba è stato sempre il vostro sogno nascosto nel cassetto, ora potete finalmente esaudirlo. Questo bagno progettato per un bar dedicato alla musica jazz vi permette di liberarvi di tutto quel jazz che avete appena sentito nell'altra sala. Numero 2. Facciamo la cacca insieme, sì, ma anche no. Non so chi abbia creato questi water, ma sicuramente se mai ne usassi uno, l'unica persona che sarebbe seduta al mio fianco mentre cago sarà il mio amico immaginario, perché credo che in nessun modo qualcuno andrebbe a cagare con qualcun altro. Cioè, a meno che non siate dei gemelli congiunti, chi mai userebbe una cosa del genere? Già, fatemi sapere nei commenti qua sotto se vi piacerebbe usare un bagno del genere e soprattutto chi vi portereste appresso. Numero 1. Water di diamanti, sempre in Giappone. Secondo alcune credenze giapponesi esistono anche i dei del bagno, che appunto abitano in ogni bagno di ogni casa, anche nel vostro. Però se non volete che questi dei si arrabbino, dovete tenere il bagno ben pulito e soprattutto bello da vedere. Quindi perché non inserirci un cavolo di water fatto di diamanti? In Giappone esiste un'azienda che crea e produce questi water, su richiesta, e in base a diverse caratteristiche possono costare oltre 100.000 euro. Speriamo che gli dei del bagno siano contenti dopo questa. Sono stanco di vedere i miei bisogni rifiutati. E questi erano 10 dei bagni più strani al mondo. Se volete una seconda parte, fatemelo sapere mettendo un bel like, perché come sempre farò la seconda parte a 15.000 like, quindi spolliciate. La scienza ha da sempre cercato di spiegare i fenomeni più inspiegabili della storia, ma a volte anche lei si deve arrendere perché alcuni di questi fenomeni si rivelano essere fin troppo complessi.